primo tempo i ragazzi di Ranieri contro no, Deportivo La Canone. Fabbracini. No, non voglio mai. Quando teneva una mano a dammi, non avevo solo la tira. 5, 5. 5. Ricordi il cognome? Di Martino, buona partita, equilibrata. Cosa si deve fare nel secondo tempo? Segnare, dobbiamo fare gol perché abbiamo creato tanto e realizzato niente praticamente. Va benissimo. E speriamo di vincerla perché sono tre punti fondamentali per la classifica. Speriamo bene, dai. Ciao ragazzi, siamo qui al termine della partita, ho visto affrontarsi i ragazzi di Ranieri contro Deportivo La Carogna. Bellissima partita terminata sul risultato di parità 5-5. Io eri in campo, Raya per i ragazzi di Ranieri, Sorrentino per il Deportivo La Carogna. Avete avuto il merito di riuscire a fare sempre gli avversari che avevano mandato. Avete fatto una buonissima partita, tu l'autore di due gol, di cui uno strepitoso che purtroppo Paolo non è stato ripreso perché ti stai buttando il cavalletto. Vado di là. Senti, buon pareggio che tutto sommato ci sta. Sì, sì, ci sta. È solo che non so cosa ci sia successo in difesa. All'improvviso quando siamo andati in vantaggio non abbiamo capito più niente. Siamo iniziati a giocare individualmente. Abbiamo iniziato a darci fiducia a noi stessi. Ecco, vogliamo dedicare quella prestazione. La mia fidanzata. Sorrentino, passiamo a te, una buonissima prestazione per il Deportivo. Molte occasioni che avevate, diciamo un po' di confusione indietro quando andavate in mancia. Sì, l'assenza di Riccardo Nicciolino già è pesato un sacco, perché lui è fondamentale, se non sbaglio è il nostro capocannoniere, perché oltre ad essere difensore poi si proietta spesso e volentieri in cosa offensiva. E oggi dietro abbiamo parlato un fatto fisico, perché avevamo il cambio, siamo 7, insomma. Comunque non mi è piaciuta neanche la mia prestazione, ho trovato due gol, però potevo fare molto di più, ho sbagliato tutti. Sì, molti controlli, alla fine siamo molto arrabbiati, anche perché alla fine gli ultimi due gol loro sono stati rimpalli, rimpalli, deviazioni, controdeviazioni, quindi alla fine tutte azioni manovrate. C'è il rammarico perché potevamo vincerla per nel recupero, però andremo avanti cercando di onorare il torneo e dicendo cercando di la nostra buona nel fase finale. Chi vuoi dedicare quella sensazione? Andiamo sempre comunque alla squadra che mi dà fiducia, a Elisabetta e a mio fratello. Grazie, bocca al lupo.